Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi aggiungerò un altro pezzo alla mia moto. Questo pezzo l'ho comprato da Lucas Carbon, tutto made in Italy. È un ragazzo, se non sbaglio, veneto. Vi lascio comunque sotto il suo profilo Instagram se volete dare un occhio ai suoi prodotti. Ed ho acquistato la dash cover per la mia moto. Perché diciamo che questa originale non è che sia poi così bella e mi piaceva questa versione qua, adesso ve la faccio vedere. La versione in carbonio, molto leggera ed ha una rifinitura veramente spettacolare. Ok. E ora noi proveremo a montarla. È un lavoro abbastanza semplice, un lavoro da 20 minuti, massimo mezz'ora, dipende dalla vostra abilità. E procediamo adesso con il montaggio. Innanzitutto però volevo salutare i miei amici di Caffè Racer & Friends, sempre molto attivi anche loro su Instagram e su Facebook, ma soprattutto volevo salutare e ringraziare i ragazzi, i miei amici, i miei nuovi amici che comunque da tanto non li conosco, ma già ci siamo trovati molto bene insieme, il gruppo Squattrinati on the road. Sto parlando di Alfonso, Luigi e Emanuele e soprattutto Gabriele, perché lui mi ha portato questo e mi ha spiegato come fare a smontarlo e come rimontarlo. Quindi io questa è veramente la prima volta che provo a montare, vado solo per sentito dire da parte di Gabriele. Ma penso che sia abbastanza semplice, non ci sono tanti problemi. Procediamo col montaggio e vi lascio alla sigla. Eccoci qua. Allora, prima cosa da smontare è la sella. Poi dovremo levare, per chi ce l'ha, i cover dei tachimetri e poi ci saranno queste tre viti che dopo che avrò smontato la sella vi farò vedere. Ecco qua, la sella è smontata. Qui ci sarà una vite a brucola, vi serviranno sicuramente una vite in pollici. Qui io in questo caso ho delle viti che ho acquistato da IMZ Light. Voi sicuramente se non ce l'avete avrete le viti standard, quelle di stock. Qui basterà avere una chiave a boccola. Ok, intanto procediamo con lo smontaggio delle viti. Non ve lo farò vedere perché tanto insomma questa è un'operazione molto semplice. Ecco qua, ho smontato, ho levato le viti, adesso non ci resta altro che tirare su la dash cover e piano piano alzarlo piano piano, piegarlo un po' così e staccare gli spinotti. Questa è un'operazione un po' più delicata. Bisogna stare attenti a non graffiare il serbatoio. Ecco qua. Ho messo un panno per essere più tranquillo. Adesso procediamo con lo smontaggio dei manometri. Ci diamo una mano con un piccolo cacciavite per allargare un po' le clip. Ecco qua. Tiriamo piano piano. E il primo manometro è uscito fuori. Scusate, la prima cavetta è uscito fuori. Facciamo lo stesso con l'altro. Piano piano. E anche il secondo è uscito fuori. Adesso bisogna stare attenti a questo. Questo per farlo uscire, come mi ha detto Gabriele, è un po' duro. Quindi dobbiamo prendere una pinza. Attenzione a non rompere il filo. Eccolo qua.
Attenzione a rompere il filo, cercate di prenderlo in questo punto qua, dove non c'è il rischio di rompere il filo. Ok, abbiamo scollegato i cavetti. Ok, la prima andata, adesso smonto quelli altri. Ok, le viti le abbiamo levate, adesso basta togliere questa plastica qua, eccola qua, e far scivolare giù i due manometri, eccolo qua ed eccole qua. C'è una gran differenza di peso rispetto a quello in carbonio, ma proprio una gran differenza. Ok, fatto questo, mettiamo da parte i manometri. Non ci rimane altro che togliere la guarnizione. La togliamo piano piano. C'è proprio una leggerissima colla per attaccarle, non c'è bisogno secondo me di ridarla dopo per la cover in carbonio. Ecco fatto, la mettiamo qua, leviamo la cover dashboard originale e prendiamo la dash cover in carbonio di Lucas Carbon. Fatto questo, non ci resta altro che riposizionare la guarnizione, cercando di farla andare più precisa possibile come era prima. Lavoro molto semplice. La finisco e poi ve la faccio vedere dopo montata. Ecco qua, la guarnizione è rimontata. Non vi preoccupate se la sentite un po' più leggerina, se vi appiccica meno rispetto a come era nella dash cover originale. Tanto comunque poi viene riavvitata tutto sul serbatoio e quando è pressata poi non va via niente. Ok, adesso non ci rimane altro che rimontare i manometri sulla dash cover in carbonio. Prendiamo il contagiri. Cercando di metterlo naturalmente nella posizione sua giusta. Poi prendiamo il contachilometri. Ok. Niente, adesso non ci rimane altro che rimettere le viti, quelle di prima. Ecco rimontato i contachilometri e il contagiri, i tachimetri, l'ho riavvitati per bene. Vi consiglio di comunque iniziare a avvitarli, ma di controllare bene che la posizione dei due tachimetri siano centrati, per evitare che rimanga un foro sulla parte qua, perché sennò poi vi entra l'acqua sotto e non va bene. Io ho controllato per bene, ho avvitato per bene, la guarnizione tiene, quindi sono pronto per rimontare la dash cover sulla moto. Ecco qua, adesso noi rimonteremo la dash cover, dovremo riattaccare i fili. Posizioniamo sempre la dash cover in maniera che ci si possa lavorare senza che tocchi il serbatoio, mettendoci sempre un asciugamano, un panno, quello che volete, e possiamo ricollegare il tutto. Io collegherei prima questo qui in maniera di non darvi noia quando lo demontate, sempre prendendo la pinza nel punto dove c'è la plastica. E lo affidate. Ora è più facile rispetto a levarlo, quindi non avete problemi.
e infiliamo. Gli spinotti, ecco qua, gli facciamo fare lo scattino e siamo a posto. Non ci rimane altro che riavvitarlo, lo tiriamo su, vediamo l'asciugamano e non facciamo altro che poi riposizionare il tutto come era l'originale. Già vedete l'occhio com'è, è spettacolare. E riprendiamo le viti, in questo caso le mie sono di IM Zephalai, le riabbiocchiamo, riabbiocchiamo anche la vite qui sotto il serbatoio. Ecco, controllate bene se la guarnizione ha preso dappertutto. Ora in questo caso io lo stavo avvitando e di qua la guarnizione si era levata, quindi la rilevo un pochino, riposiziono la guarnizione e poi la riavvitiamo. Ecco qua, dash cover montata senza nessun problema. Vi consiglio una cosa rispetto alla dash cover originale: essendo in carbonio è un materiale meno elastico e anche più fragile rispetto alla dash cover originale, quindi quando avvitate le viti, avvitate sì, ma fino a un certo punto, quando comincia la vite a essere parecchio dura, fermatevi, perché c'è il rischio che si possa rompere. Però il lavoro secondo me è venuto molto bene ed è facile da applicare. Non mi rimane altro che rimontare le cover in bronzo per riprendere i miei colori della moto ed ho finito. Ecco qua ragazzi, il video è finito, cover montata. Spero che vi sia piaciuto il video e che vi sia stato utile per se in caso voleste acquistarlo, vi ripeto, da Lucas Carbon. E niente, ci vediamo al prossimo video. Prossima volta monterò il faro davanti sempre aftermarket, molto simile a quello di Moons MC. Dovrò fare alcuni lavoretti particolari, perché poi dipende anche voi se avete montato il cupolino originale Harley Davidson, oppure se avete il Memphis Shade Warrior, o se avete il cupolino quello standard stock di fabbrica. Comunque mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornati sul prossimo video, iscrivetevi anche su Instagram e ci vediamo la prossima volta per il nuovo video. Ciao ragazzi!